E tu te la stai a mangiare, con lo tuo figlio deve andare a scuola. Calma, lascia stare. E era la gustezza adesso, la stai a mangiare, te la stai a mangiare, che cazzo vuoi? Oh. Voglio sapere chi vuole la pasta. A mamma, mi dai mangiare il mozzarella. La pasta, chi la deve cucinare? Ma c'è di tanto gallina che sono coppine, eh? Ci siamo capiti? Dai, manda in mozzarella. Quando c'è il bastione, volevo 12 per questa casa. Basta, vieni a asciugare. Carlo, prendi la scotta in casa, guarda che hai fatto. Prendici 2-3 fogli di scotta in casa, prima ti pulisci e poi ti vai a lavare con sapone. Pulisci di prima con l'olio. Lo scotta in casa, cara, quando parlo? Non tanto sta! Sì, due. Scalate. Ma tu stai a mangiare il prosciutto, c'è il posto. Se le mangiate le cose. Oh, quando buttate. Sto a fare la verdura, tanto mica la posso far bruciare, no? E... Oh, ma porca puttana, tu che tieni? Ma io faccio una domanda e tu che sei un po' male. E che so domandare una cosa, no? Ma perché la polemizza sempre? Ma tu fossi scimito in tutto. La vedo io. Sì. E io? Sì. Se ti mettiamo così no, però. Io vedo solo due cose che ed è la U. Pulisci di bene, c'è le mani lunghe, pulisci di bene. Ma trovando un posto per l'altro. Piano, non scordi il cliente. Guarda la cara delle mani, che non sta buona. Carmen, raccoglici il pollo. Perché signori con la lavagna di un compagno, voi che abbiamo visto molto nervoso, amareggiato dopo la vista. No, io non c'entravo neanche niente, di lato siccome c'era stato qualcosa anche l'anno scorso, ci siamo stati espulsi entrambi. Quest'anno non so, non so che voleva rifarsi, è andato un calcio addirittura l'arbitro con me. Questo non mi permetta di scendere in campo con il mio, questo mi